diciamo il commento su, a parte il lato della comunicazione del governo, che ovviamente lei sta all'opposizione in questa fase, ma la valutazione del DPCM e comunque di una volontà del governo di evitare il lockdown è come dire condivisibile. Credo che ci sia qualcuno che fa una prova audio contemporaneamente, possiamo. Prego, Rixi. Sì. No, io credo che, guardi, sul DPCM credo anch'io che al momento ci sia da parte del governo una valutazione di misure che non portino immediatamente alla chiusura, e questo è sicuramente un fatto positivo, perché evidentemente una chiusura totale del paese comporterebbe danni economici incalcolabili, molte attività non riuscirebbero più a aprire. E questo è un problema. Poi bisogna vedere se, a prescindere dal DPCM, il lockdown di fatto non ci sarà lo stesso, perché se aumentano i contagi non è che la gente sia portata molto né andare nei bar, né andare nei ristoranti, né andare in giro, quindi a prescindere dalle misure governative. La cosa che mi ha sorpreso, devo dire, è nel giro che sto facendo in varie regioni, anche nei presidi ospedalieri, è il fatto che il governo negli ultimi mesi, a mio avviso, è stato poco incisivo su quella che è stato il potenziamento della rete ospedaliera, in particolare sul personale e anche sul numero dei posti letto. Oggi, rispetto all'emergenza... Però il governo dice che sono le regioni. Ma che, guardi, hanno dato hanno i soldi, no, anche il commissario Arcuri ha attaccato le regioni. Il commissario Arcuri, guardi, il commissario Arcuri dovrebbe venire in televisione a raccontare un sacco di cose, visto che a noi nell'emergenza ci ha lasciato in braghe di tela in Liguria. Poi su questo sono convinto che un bel confronto col commissario Arcuri in televisione farebbe bene a tutti. Ma detto questo, siccome siamo in un momento in cui bisogna cercare di unire più che di dividere, il tema è che i blocchi, ad esempio, delle assunzioni sulla sanità ci sono ancora i concorsi, non si sono fatti assunzioni come si sono fatti in altri settori. Si è pensato, ad esempio, il commissario Arcuri a prendere i banchi con le rotelle, meno a potenziare, ad esempio, tutte le strutture di accoglienza dei pronto soccorsi e della rete ospedaliera. È evidente che la pandemia deve essere gestita a livello nazionale. Su questo non si possono lasciare le regioni semplicemente da sole, perché poi succede come la Lombardia, che oggi chiede misure più urgenti, perché dopo le varie inchieste che sono state aperte nei mesi di aprile e di marzo, probabilmente non ci tiene a avere altre inchieste aperte nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Quindi lo fa come scopo, a scopo preventivo delle inchieste? Il tema è che o il governo su un tavolo nazionale coinvolge i presidenti delle regioni e chiede quelle che sono le necessità a livello territoriale della spesa sanitaria, delle assunzioni sanitarie, oppure tendenzialmente i territori tenderanno a autodifendersi. Questo rischia di creare un impazzimento sui territori, lo dico a prescindere dal colore delle regioni, confrontandosi piuttosto che con Fontana, gli atteggiamenti sono molto simili, perché hanno paura che nel momento in cui si dovesse sviluppare una crisi epidemiologica importante, le responsabilità, come è successo in primavera, vengano scaricate. Chiaro il suo ragionamento. Mi faccio andare da Pregliasco, perché vorrei chiedere allora.